Cittadini, buongiorno. Benvenuti alla cerimonia per il 77° anniversario della Festa della Liberazione. Cominciamo le celebrazioni con l'esecuzione dell'inizio, con Cominciamo le celebrazioni con l'esecuzione dell'inno d'Italia a cura della banda Città di Arce. Il 25 aprile è una data molto importante per l'Italia. Rappresenta la liberazione del territorio italiano dalla dittatura nazifascista. E per questo l'amministrazione comunale, anche grazie al contributo della Regione Lazio, intende celebrarla. Fa ingresso il confalone del comune di Fontanalini. Procede adesso con l'alzabandiera ufficiale. Thank you.
l'accompagnamento della banda Città di Arce, il sindaco Giampio Sarracco, alla presenza degli amministratori comunali Cristiano Grimaldi, Emanuele Giannetti, Barbara Battista, Eloisa Iafrate, Davide Perciballi, Gianfranco Rauso e con al seguito l'agente di polizia locale Massimo Cimaomo, il comandante della stazione dei carabinieri maresciallo Domenico Di Nocentis, il tenente colonnello dell'esercito Carlo Venditti e con l'ausilio dei portacorona Aldo Napini e Anselmo Veglianti, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma, procede a deporre la corona al monumento ai caduti in forma ufficiale. Il diacono Marcello Giannetti, in rappresentanza del parroco Don Pasqualino Porretta, rivolge una preghiera e una benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri militari caduti nell'adempimento e dei civili che nell'adempimento dei loro doveri hanno difeso la nostra patria, per il loro supremo sacrificio, per la fede, la speranza e l'amore che li animarono nel servire la patria, dona loro la vita eterna, a noi il conforto, all'Italia e al mondo la prosperità e la pace. Fa, o Signore della vita, che il nostro popolo accolga il loro esempio e sia sempre degno del loro sacrificio nella fedeltà alle nobili tradizioni e nell'amore ai valori umani e cristiani della nostra patria. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Il sindaco Giampio Sarracco tiene un pubblico discorso per salutare la cittadinanza. Un caloroso buongiorno a tutti gli intervenuti.
Quest'anno celebriamo il 25 aprile, data del 70° anniversario dalla liberazione nazifascista. Una data molto importante che ha visto la sconfitta del nazifascismo e delle sue idee deviate, l'idea di potenza, di superiorità di razza, di sopraffazione di un popolo contro l'altro. All'origine della Seconda Guerra Mondiale, lì ha lasciato il posto a quella di cooperazione nella libertà e di pace. Una pace purtroppo interrotta pochi mesi fa, con i tragici fatti dell'Ucraina e con il conflitto con la Russia. Ecco perché le celebrazioni oggi hanno un significato diverso. Fare paragoni oggi con allora è assolutamente inopportuno, perché si rischia molto facilmente di non riuscire a comparare le situazioni che sono ovviamente diverse, in quanto attengono a momenti storici diversi. Anche perché la guerra, nell'epoca della globalizzazione e dei social, si percepisce in modo diverso, più vicino, anche se i fatti accadono lontano, ma soprattutto c'è il rischio di imbattersi in tifoserie insensate che nulla hanno a che vedere con la vera politica internazionale. Possono anche essere legittime le tesi di chi sostiene che la NATO non avrebbe dovuto spingersi oltre i tradizionali confini ed arrivare alle porte della Russia, ma questo non può bastare a giustificare un'invasione di uno Stato. Quello che ci sentiamo di dire e augurare è che il conflitto termini il prima possibile e che tra i tanti tifosi impazziti che si vedono oggi in TV e sui media, noi vogliamo tifare per la pace. Anche se, come ha osservato Michele Serra, di trattative di pace si parla sempre meno, mentre invece si parla sempre di più di armi e di strategia di guerra. Ha fatto bene il presidente Mattarella a ricordare che nel 1945 la pace fu conquistata con le armi, con i sacrifici e con la lotta di resistenza contro le prepotenze. E per questo ricordare le memorie della lotta partigiana significa ribadire i valori di libertà, giustizia e coesione sociale che ne furono alla base, sentendoci uniti intorno al tricolore. Nasceva allora una nuova Italia e il nostro popolo, a partire da una condizione di grande sofferenza, unito intorno a dei valori morali e civili, ha saputo costruire il proprio futuro. L'augurio è che l'Europa oggi possa costruire un nuovo assetto di pace per migliorare il futuro di tutti noi. La festa della liberazione del 25 aprile deve essere un importante momento di unità nazionale, di impegno civile nel nome di una libertà ritrovata grazie alla resistenza partigiana e all'intervento delle forze alleate contro le truppe nazifasciste. Come diceva Pietro Calamandrei, la libertà è come l'aria, ci accorgiamo della sua importanza quando comincia a mancare. Veniamo invece alla storia che riguarda da vicino Fontana Liri. La liberazione di Fontana Liri, il 25 aprile 1945, già era avvenuta, anche se la guerra non era terminata. Infatti, quasi un anno prima, esattamente il 29 maggio del 1944, è avvenuta la liberazione di Fontana Liri. E terminava così, dopo 9 mesi, la triste occupazione tedesca. La data del 29 maggio è impressa nella memoria storica del nostro paese attraverso la toponomastica, porta infatti quel nome una delle vie centrali del nostro comune, Viale 29 maggio. Riassume quella pagina di storia la motivazione della medaglia d'argento al merito civile di cui è decorato il nostro gonfalone. Piccolo comune di poche migliaia di abitanti, occupato dall'esercito tedesco per la presenza di una fabbrica di polveri da sparo, subì rastrellamenti e violenze da parte delle truppe naziste e continui bombardamenti alleati che causavano la morte di numerosi concittadini e la quasi totale distruzione dell'abitato. La popolazione, costretta a trovare rifugi occasionali nella campagna vicina, con eroica determinazione costituiva un nucleo partigiano e offriva un'ammirevole prova di generoso spirito di solidarietà, accogliendo i militari fuggiti dai campi di concentramento. Sicuramente la presenza del polverificio ha contribuito a fare di Fontana Liri un obiettivo sensibile, anche se furono tanti i militari della resistenza, come ci ricorda
proprio in questi giorni lo storico Carlo Venditti, due ufficiali del servizio tecnico di artiglieria Camillo Capri e Mario De Santis, direttori del polverificio esercito di Fontana Liri, ebbero entrambi la qualifica di partigiano combattente. La cerimonia di oggi si svolge anche grazie a un contributo della Regione Lazio per l'iniziativa Concerti nella Storia. Una prima iniziativa si è svolta alla Madonna della Costa con il concerto lirico di Maria Luigia Borsi e le esibizioni artistiche di Brad Rapp, Elide De Angelis e Vincenzo Malacario. Un concerto che si è svolto anche per celebrare la ripresa degli eventi, visto che è la prima festa post pandemia. Un grazie ovviamente a Maria Luigia Borsi, agli artisti che si sono esibiti, all'Associazione Fontana Lirica, oltre ovviamente alla Prologo e al CCN. Il progetto Concerti nella Storia prevederà poi anche altre iniziative, già mercoledì 27 con l'Istituto Comprensivo e venerdì 29 aprile una visita ufficiale alle ore 18 al Museo Primitivi di Vincenzo Bianchi, sito presso la Chiesa di Santa Croce e Sant'Andrea, e sabato 30 aprile ancora un'altra esibizione in Piazza Trento. Il contributo concesso dalla Regione Lazio è stato concesso in particolare proprio per il gonfalone e per la medaglia d'argento, è su questo che vogliamo soffermarci qualche minuto. La medaglia d'argento è stata conferita il 25 gennaio 2005 e il 2 febbraio dello stesso anno è il giorno della pubblicazione del decreto presidenziale del conferimento della medaglia d'argento. Cioè il decreto riporta in calce la data del 2 febbraio 2005, che è la data di controfirma del brevetto da parte del Ministro dell'Interno. La richiesta di decorazione è stata avanzata dall'amministrazione guidata dal sindaco Dino Bianchi nel 2004, grazie a una dettagliata relazione storica dal tenente colonnello Carlo Venditti. Il 25 gennaio fu firmato il decreto e il 2 febbraio 2005 quindi la controfirma del ministro. In quell'occasione il comune era sotto la guida del commissario prefettizio Francesco Cappelli, quindi non vi furono cerimonie ufficiali. La cerimonia di apposizione della medaglia al gonfalone si è svolta invece a novembre del 2005 con la prima amministrazione del sindaco Giuseppe Pistilli. Successivamente nel 2016, a seguito del ripristino del corretto gonfalone di Fontana Liri, infatti nel 2016 su suggerimento di Domenico Grossi, l'allora Presidente del Consiglio Sergio Broia e l'amministrazione guidata dal sottoscritto è riuscita ad appurare che con decreto del Capo del Governo Benito Mussolini il 17 luglio 1929 aveva riconosciuto a Fontana Liri uno stemma così blasonato che è questo qui, di rosso, alla fontana con tre zampilli d'acqua ricadenti in due coppe sottostanti, il tutto di argento, ornamenti esteriori da comuni. Il gonfalone storico del comune di Fontana Liri è stato inaugurato il 4 dicembre 2018 in occasione della ricorrenza della festa patronale di Santa Barbara, alla presenza del prefetto Ignazio Portelli, che ha presenziato la cerimonia promossa dalla nostra amministrazione comunale. Ha posto la medaglia d'argento al valore civile di cui è decorato il comune di Fontana Liri. Poi il gonfalone è stato benedetto dal parroco Don Pasqualino ed ha sfilato per la prima volta in processione a seguito della patrona Santa Barbara. Quindi questo sarà motivo di approfondimento anche nell'appuntamento che abbiamo mercoledì 27 aprile presso il piazzale delle scuole, dove ci sarà un'iniziativa della scuola e uno spazio dedicato proprio a spiegare agli alunni l'importanza del gonfalone di Fontana Liri e della medaglia d'argento al merito civile. Prima di tornare ad ascoltare la banda della città di Arce, sono doverosi alcuni ringraziamenti alla Regione Lazio per la concessione del contributo, all'Arma dei Carabinieri per la presenza, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e in particolare al Presidente Vittorio Casciano, sempre presente e disponibile, e poi ai soci Loredana Mizzoni, Stefania Proia e Giuseppe De Sena. A Don Pasqualino Porretta, che non ha potuto partecipare ma ha delegato il dialogo, il diacono Marcello Giannetti, che ringraziamo per la disponibilità. Agli amministratori comunali presenti, quindi il vice sindaco Cristiano Grimaldi, l'assessore Emanuele Giannetti, il presidente del consiglio Barbara Battista, i consiglieri comunali Davide Perciballi, Eloisa Iafrate e Gianfranco Rauso.
E poi ancora un grazie al presidente della Consulta Sergio Broia, ai membri Fabio Bianchi e Marina Frattarelli, che è anche speaker, a Guido Iafrate, che non fa mai mancare il suo supporto, così come Antimo Venditti, sempre disponibile. Ovviamente un grazie ai Portacorona, Anselmo Vegliante e Aldo Napini, rappresentanti delle associazioni di combattenti e d'arma. Ad Aldo Napini approfitto anche per un grazie per la bellissima riproduzione del plastico della Madonna della Costa donata a Maria Luigia Borsi in occasione del concerto di martedì 19 aprile. Ovviamente un grazie a tutti voi intervenuti per aver reso significativa questa cerimonia. Grazie a tutti per l'ascolto e la partecipazione, vi lascio alla banda musicale di Arce, ma prima ridò la parola alla nostra speaker Marina Frattarelli. A questo punto siamo giunti al termine della cerimonia. Vi lasciamo all'esibizione della banda di Arce, che concluderà la cerimonia con alcuni brani musicali. Vi auguro un buon ascolto e grazie a tutti per la partecipazione. L'Italia ripudia la guerra. Viva la liberazione, viva la pace!